È una stanza della mostra dell'artigianato artistico di Guardia Grele dedicata al riciclo. Abbiamo Pina Piccirilli, presidente dell'associazione Ricreate. Che cosa troviamo qui? Allora, qui abbiamo avuto l'onore che ci ha fatto l'ente mostra di esporre alcuni lavori che noi abbiamo realizzato con gli scarti. Noi siamo specializzati come associazione a creare e pensare che lo scarto in realtà non esiste, è un bene. E allora abbiamo voluto dare onore e merito a quello che è lo scarto. Come potete vedere, facciamo che cosa? Realizziamo gli stemmi dei comuni con gli scarti. Quelli sono intanto gli scarti, questi che... Gli scarti di questa opera lo vedete qua sotto, come vedete pane raffermo, sono scarti foglie, poi sono semi, sono esattamente i mais, pepe, che noi abbiamo utilizzato, che doveva andare a male. E noi invece li abbiamo lavorati per poter diventare un'opera che il sindaco di Zagarise appende nella sua stanza e quindi abbiamo dato una dignità al È una nuova rifiuto. vita. Poi Poi qui abbiamo... abbiamo delle opere che sono state commissionate da una chiesa perché con noi sta lavorando all'idea che lo scarto non esiste, il rifiuto non c'è. E allora abbiamo qui un'opera di Santa Rita, della Madonna della Salute, l'abbraccio tra il padre e il figlio. Poi questa invece è un'opera che abbiamo realizzato con gli scarti di un saio di un sacerdote. Questa che noi vediamo è un saio di un sacerdote, quella è la pietra di un convento e sotto abbiamo i tappeti del convento. Bene, lei nel corso di questa mostra sta facendo anche un incontro pubblico proprio per spiegare i valori del riciclo. Non solo del riciclo, ma di tutta l'economia circolare. Noi crediamo fondamentalmente che oggi c'è l'opportunità di aprire una nuova economia in cui il rifiuto può diventare l'elemento che dà più valore alle opere che abbiamo. E quindi siamo qui proprio per far vedere che c'è una nuova mentalità che si sta aprendo e invitiamo tutti a cominciare a lavorare per creare un vero business con lo scarto. Bene, concludo questa pillola con una immagine dove vediamo un bambino a significare che cosa. Allora, questo è un lavoro che noi facciamo all'interno dei villaggi turistici, perché facciamo anche attività di animazione all'interno dei villaggi. Che cosa chiediamo agli ospiti di un villaggio? Quello di prendere gli scarti che loro producono e far sì che si creino il proprio souvenir. Infatti questo è fatto con le bottiglie, con le vaschette, con una cinta che si era rotta e con tutti i tappi di bottiglia, niente di più. Con pochissimi elementi, purché ci sia la fantasia e la creatività e la manualità, si può fare tutto.